L'abbiamo messo nel programma, adesso la faccio, ma avete votato e faccio quello che mi pare. Ma dove credete di essere? Ma dov'è l'amministrazione? L'amministrazione trasparente? Un'assemblea partecipata è quella che si è tenuta ieri sera presso il Teatro Alcanices a Ginosa, organizzata dai comitati e dai sindacati, ad avere la parola per lo più i cittadini che hanno manifestato le loro perplessità su due punti. Questione ZTL e sensi unici in viale Martire d'Ungheria e via Gigli. Inoltre i cittadini hanno più volte ribadito la mancanza di ascolto da parte del primo cittadino e di tutta la sua maggioranza. Un incontro per raccogliere le proposte dei cittadini e noi li abbiamo ascoltati. Che ragionamento c'è dietro alla scelta di indicare se una strada deve essere senso unico, senso alternato, senso vietato, quante macchine sono passate, come erano, a che ora, in quali giorni? Assolutamente queste spiegazioni non le hanno volute dare a nessuno, ma questa lo dico a tutti perché insomma tutto sommato personalmente sono uno che un po' di esperienza di come si vive sulla terra ce l'ho, ma questa è una vera e propria tracotanza. Che ragionamento è? L'abbiamo messo nel programma, adesso la faccio, ma avete votato e faccio quello che mi pare. Ma dove credete di essere? Ma dov'è l'amministrazione trasparente? Ma dove? Quando? Non esiste nessuno. Ginosa ha avuto anche dei sindaci importanti, personalità illustri a fare i sindaci. Mai si sono comportati così. Hanno fatto anche altre cose, ma così mai con la gente ci parlava. Adesso è troppo semplice, è troppo semplice mettere insieme una lettera da inviare al comune, certamente ai consiglieri, ai carabinieri, ai vigili urbani, al prefetto, con una richiesta di sospensiva della ZTL, di sospensiva della ZTL, perché è un casino, e se entro alcuni giorni non succede nulla, beh, signori, qualche cosa bisogna fare, ma questo non tocca a loro, non tocca a loro, ma a me. Cioè, se il sindaco non vuole ricevere nessuno, non vuole parlare di questo argomento, beh, decidiamo che un giorno andiamo tutto sul comune. Della richiesta al sindaco di incontro e di sospensivo per quanto riguarda i viaggi, perché non ci sono le sicurezze né per gli abitanti e né per le abitazioni. Vi prego, non ascoltate ciò che si dice in giro, perché sottoscritto e Nettorino Galante ha mai ricevuto una risposta dal 16 marzo a oggi su quanto abbiamo chiesto ufficialmente. Non credete a nessuno, perché è falso, serve soltanto per sviarvi, per dividerci, perché ottengano quelle che alla fine sono previsti di ottenere. Grazie. Quindi nella nostra comunità, a causa di questa delibera, di questa legge, non so come definirla, noi stiamo avendo un po' di disagi, perché ovviamente le persone hanno paura anche a venire col rischio di prendersi una multa, e non mi sembra giusto, perché credo che oltre a un supporto sociale bisogna dare anche alle persone un supporto spirituale, soprattutto persone che magari hanno delle problematiche e hanno bisogno anche di avere delle parole che possano, tra virgolette, dai un sostegno morale, spirituale, sociale. Noi siamo l'unica realtà evangelica come comunità qui, proprio alle spalle dell'Arcanices, e credo non sia giusto assolutamente creare questa tipologia di problematica. Io sono d'accordissimo nel chiudere il corso, nel farsi una passeggiata, magari come è stata fatta anche con le vecchie amministrazioni, in passato, ma chiudere definitivamente anche durante la settimana, perché noi
adesso cominciamo le riunioni alle 19, ci riuniamo tre volte alla settimana, alle 20 siamo costretti a chiudere perché la gente, se no c'è il fuggi-fuggi generale per la ZDL e non mi sembra assolutamente giusto. La Chiesa va man mano perdendo la sua, il suo valore, la sua capacità, proprio perché non c'è, non è frequentata più da tutte quelle persone anziane che non hanno più la possibilità di arrivare giù in Chiesa Madre. Quindi quantomeno se si vuole fare una zona a TL ci deve essere una zona, cioè una parte viaria che deve permettere di raggiungere le parti estreme della zona TL e non che invece debba essere non accessibile a nessuno e nessuna cosa. Mi sembra strano che ad oggi, chi da marzo, chi da febbraio, chi bisogna denunciare il sindaco Parisi, ok? Bisogna denunciare il primo cittadino, avere il coraggio prima di protocollare una lettera al prefetto e dire che questo signore non risponde più a nessuno, non possiamo fare più giri, carte, protocollo, ci sono delle regole, 30 giorni, dopo 30 giorni si denuncia, si fa una raccolta firme, si denuncia il primo cittadino che non è inadempiente, ok, è inadempiente alle proposte dei cittadini. Detto questo, la ZTR non si doveva proprio fare a Ginosa, per un insieme di cose. Non c'è una logistica, i parcheggi, noi siamo sforniti di parcheggi. Chiunque delle amministrazioni, anche precedente a questa, ha cercato di mettere mano alla viabilità, non c'è riuscito. Ad oggi non abbiamo un piano di viabilità aggiornato. Perciò non si doveva proprio mettere le mani. Col sindaco vogliamo avere la massima trasparenza. Lui deve capire che non è possibile, perché è stato messo male su. Non che le ZTL non si fanno nei paesi o nelle città, ci sono. Bisognava ragionarci meglio, ok? Con le categorie, con tutta la comunità. Creare dei ragionamenti. Non vuole farlo? Lo denunciamo. Si può denunciare un sindaco, eh? Lui è un pubblico ufficiale e se si tira indietro dai suoi doveri si può denunciare. In questo progetto rientra anche una cosa che a mio giudizio è gravissima, vale a dire lo spostamento dei capolinei degli autobus giù alla zona del palazzetto dello sport. Le strade di Ginosa non sono tali che consentano tante operazioni, per cui tu hai delle strade, tanto per dirne una, come Via Gigli, che se lasci un metro di marciapiede da una parte, un metro dall'altra, tu non puoi nemmeno più camminare. Questo succede in tutte le strade di Ginosa. E se tu adotti uno strumento generale, devi rispettare la segnaletica stradale. Vi posso garantire che qui, in questo paese, si è creato un clima pericolosissimo. Non è successo neanche quando c'era questa vittoria, eravamo politicamente non nemici avversari, anche momenti di scontro politico, non si è arrivato mai a questo livello di creare una spaccatura di odio in questo paese. La gente ha paura di parlare. È vero. I residenti hanno ricevuto, se no il 10% dei residenti ha ricevuto il pass. Si è ostinato di far partire la zona ZTL senza aver rilasciato il pass. Cioè io attivo il giocattolo e non metto più nessuno dentro. Il senso di tutto ciò, ancora io ho fatto un consiglio comunale e non ho avuto una risposta razionale a parte dire mi avete votato, era nel programma, lo devo fare, stop, voi potete fare tutto quello che volete, tanto io comando. I funzionari che abbiamo nel comune, non è che abbiamo ingegneri proprio da puntare, qualche cosa la capiscono pure, dobbiamo andare a Modugno, dove siamo andati a prendere un ingegnere, ma non li abbiamo a Ginosa urbanisti, però li abbiamo nel comune, li paghiamo, ce ne sono quattro, non uno, quattro, non sono nessuno ginosino, purtroppo, legione straniera di questo comune, ma comunque ci sono, perché dobbiamo andare sempre all'esterno? La gola, dobbiamo andare sempre all'esterno e la vogliamo finire con questa cosa. Anche perché chi ha redatto quel piano non conosce la cultura di questo paese, ha
almeno, anche se sono forestieri, quelli che stanno qui da 50 anni, sono ingegneri comunali, dipendenti comunali, ci sono gli ingegneri privati ginosini che conoscono la cultura ginosina e potevano fare un lavoro molto, molto migliore di questo. La conclusione è che questa assemblea ha evidenziato l'unanime appoggio della cittadinanza alle iniziative che i comitati e i sindacati intendono intraprendere. Tra queste, quali? Soprattutto un documento pubblico da inviare al sindaco, ai consiglieri comunali, anche eventualmente al prefetto, in cui si sollecitano le varie problematiche chiedendo un incontro a brevissimo e poi in ogni caso fino alla definizione delle problematiche la sospensione della ZTL, la sospensione anche dei sensi unici. La sospensione dei sensi unici ovviamente dove sono stati posti? La non attivazione dei sensi unici nelle principali arterie quali via Martiri d'Ungheria, via Gigli, via Roma, via Matteotti. Resta sempre il fatto del rifiuto di incontrarci, che è un qualcosa che veramente non è democratico, e questo ha colpito tantissimo la cittadinanza, perché anche loro hanno rimarcato questo comportamento negazionista da parte dell'amministrazione, non va assolutamente bene. E noi andremo avanti con il nostro percorso. Questa volta includeremo anche il prefetto, portando a conoscenza di questi comportamenti che non vanno per nulla bene, e vedremo un po' i risultati. Noi siamo aperti al confronto, sia come comitati che come sindacati, perché vogliamo contribuire alla crescita, ma veramente alla crescita del territorio. Ma oggi quello che noi vediamo con la ZTL, soprattutto con questa viabilità, che stiamo facendo una marcia indietro su tutto. Grazie.